Il 4 gennaio 2024, gli inquirenti intercettano una conversazione tra Elisabetta Martini e Nicola Turetta, i genitori di Filippo, il ragazzo attualmente in carcere per l'omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, sua coetanea. Giulia è stata brutalmente uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo, Venezia, con 75 coltellate. Nell'intercettazione, i genitori di Filippo lo definiscono un macaco, termine che usano per indicare che il figlio è stato sciocco e ingenuo. I coniugi Turetta discutono delle ricerche effettuate da Filippo su internet nei giorni precedenti l'omicidio, ricerche mirate a procurarsi gli strumenti necessari per il delitto e la fuga successiva. Tra gli articoli ordinati c'erano il nastro adesivo per immobilizzare Giulia e una cartina stradale per pianificare la sua fuga. Gli inquirenti considerano queste prove come indicative di premeditazione. Durante la conversazione, Elisabetta e Nicola non solo riconoscono la colpevolezza del figlio, ma si rendono conto anche che Filippo aveva pianificato tutto nei dettagli. La madre, preoccupata, commenta: «No, perché Filippo, avevamo paura per il discorso che ci fosse qualcosa nel computer, è perché lui vuole le fotografie che ci sono dentro, per quello gli interessa il computer». Chiedere. Il padre risponde: «Beh, ma lui non ha collegato il discorso che c'è la ricerca dello scotch, che ha cercato lo scotch». Elisabetta aggiunge: «Ma non è mica stupido, insomma, a dirti…» Nicola conclude: «Sì, scusa, però, a parte che se lo vuole lo scotch, perché sta a cercare su internet?» «Sì, perché pur di non andare in bottega, voleva farselo arrivare da Amazon». Gli inquirenti spiegano che i genitori di Filippo Turetta esprimono preoccupazione riguardo alla possibilità che sul computer del figlio ci siano tracce dell'acquisto dello scotch. Durante la conversazione intercettata, la madre commenta: «Sì, lo avevo detto io, scotch!» E aggiunge: uno scotch speciale, ecco!» Il padre osserva: «Certo, se lui ha cercato lo scotch speciale su internet, vuol dire che…» La madre ribatte: «Ma lo sapranno, vedranno adesso», riferendosi agli inquirenti. A questo punto, il padre definisce il figlio un macaco, suggerendo che il ragazzo ha commesso un errore grossolano. Invece di acquistare lo scotch in un negozio fisico, Filippo lo ha cercato online, rendendo così più facile per gli investigatori rintracciare le sue attività. La madre aggiunge: «Ma il discorso è che loro possono… comunque, credo che possano…» Il marito completa: «Risalire?» «Certo». Elisabetta precisa: «I tecnici informatici». Il padre riflette: «Ma lui sa anche questo? Penso che immaginasse che… un ingegnere sa benissimo che esistono metodi per risalire a ciò che è stato cancellato, anche nel cestino. Ma lui avrà fatto anche queste cose, forse riferendosi al corso di studi in ingegneria biomedica seguito da figlio». La mattina del delitto, Filippo aveva cercato su internet informazioni su come non appannare il vetro della macchina, le previsioni meteo e il centro commerciale dove lui e Giulia erano stati insieme prima dell'omicidio. Tutto sembra indicare una pianificazione meticolosa. Quel giorno Filippo aveva monitorato i movimenti dell'ex tramite un'app installata sul suo cellulare e modificato la lista delle attività previste. Successivamente era andato a ritirare il nastro adesivo ordinato online. Nelle scorse settimane, il padre di Filippo gli aveva detto durante un incontro in carcere il 3 dicembre 2023: «Vabbè, hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Quello è. Non sei un terrorista. Ci sono stati parecchi altri». Dopo la pubblicazione dell'articolo, Nicola ha spiegato che quelle parole erano state pronunciate da un padre disperato e spaventato dal rischio che il figlio potesse compiere un gesto estremo, come suicidarsi. Un mese dopo quella conversazione, e scongiurato il pericolo del suicidio, lui e la moglie hanno continuato a riferirsi allo scotch, come se fosse un oggetto qualsiasi, anziché come il nastro adesivo con cui il figlio aveva cercato di impedire a Giulia di chiedere aiuto. I dettagli di questa inchiesta sono cruciali.
Tutti i genitori comprensibilmente difendono e proteggono i propri figli con ogni mezzo. Ma chi difende le vittime come Giulia?